Ciao ragazze, allora dopo una vita che non giro video tutorial sul mio canale, finalmente riesco a girare questo tipo di video, anche perché ho cambiato il computer, quindi spero che la qualità video è migliorata, anche la fluidità del video, perché il computer vecchio, diciamo, non sopportava questo tipo di webcam in HD, quindi andava un pochettino a scatti, pure l'audio, diciamo, non era ottimale. E nulla, non mi voglio perdere in chiacchiere. Il trucco, insomma, lo vedete nell'anteprima di questo video, è un trucco nude realizzato con la Naked. Vi faccio vedere velocemente i prodotti che ho utilizzato per la base. Inizio dalle sopracciglia, che ho utilizzato la Deep Brown Pomade di Anastasia Beverly Hills nella tonalità Ebony, che potete trovare sul sito di Beauty Bay perché un sacco di ragazze mi hanno chiesto dove l'ho acquistata. Per illuminare l'arcata sopraccigliare dopo l'applicazione della pomade, ho utilizzato questa palettina di correttori della Liol, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di correttore se non avete questa palettina qui. E poi come fondo, allora, il primer ho utilizzato questo qui minerale della Young Blood. Come correttori ho applicato prima questo qui, il Pro Conceal della LA Girl nella colorazione Creamy Beige, che adoro follemente. Questi correttori, vi ripeto, sono fantastici. E poi il correttore illuminante della Maybelline, il Fit Mini, nella colorazione 10. Come contouring per il naso, e ho utilizzato la palettina della NYX nella colorazione media, ed ho utilizzato questo colore qui, e per illuminare questo qui giallo. Poi, come contouring in generale per il viso, ho utilizzato la palettina della NYX, questa qui in polvere per il contouring, e in particolare ho utilizzato questo top qui, che si vede, diciamo, abbastanza bene, per dare comunque al look un tono un po' più naturale, dato che comunque non è un trucco bello forte, bello acceso. E poi con questo qui, Naked Skin, nella colorazione Medium Light. Si presenta in questo sacchettino carinissimo ed è un fondotinta in polvere illuminante. Potete utilizzarlo anche come cipria, oppure io lo sto utilizzando per il contouring, per illuminare le zone, perché ha una punta di giallo all'interno, non so se lo potete percepire. Vedete? E devo dire che mi sta piacendo molto perché, pur essendo un fondotinta in polvere, io ho la pelle secca e devo dire non mi fa le crepettine in viso. Come potete vedere, ha un finish bello luminoso, mi sta piacendo davvero tantissimo. Diciamo, nella zona occhiaie l'ho tamponato con la spugnettina che trovate al suo interno, e poi per tutto il viso ho utilizzato un pennello da fondo, diciamo, a tipo kabuki. E devo dire che comunque è abbastanza coprente. Io ho utilizzato i correttori solo per l'occhiaia, diciamo, per illuminare l'occhiaia. E poi come blush ho utilizzato questa palettina qua, sempre della Urban Decay, della Naked Flushed, con questa colorazione qui. Non so dove, penso Native Flushed, perché questa la fa in due colorazioni. Questa è la palettina ed ho utilizzato come blush questo qui, che sarebbe il bronzer della palette, perché comunque mi piace come blush. È un marroncino con dei riflessi rosati all'interno, molto carino, e l'illuminante rosato che vedete qui al centro. E questi, diciamo, sono i prodotti che ho utilizzato per la base. Il trucco occhi e le labbra lo vedete di seguito nel tutorial. Nel tutorial non vi ho girato la seconda applicazione del mascara, ve lo sto dicendo qui. E nulla, io perché mi sono scordata, e nulla, io vi bacio forte e vi lascio al tutorial. Ciao ragazze! Allora, inizio applicando una base. In questo caso utilizzo il primer original della Urban Decay. Questo qua è un campioncino praticamente che ho trovato nelle Naked che mi hanno mandato, e lo applico con le dita su tutta la palpebra.
di Urban Decay. E sull'arcata sopraccigliare e vicino al condotto lacrimale vado ad utilizzare Virgin, primo colore. Mi dispiace che sono così bianca, devo risolvere bene questo problema. Comunque vi metterò la foto del trucco che sicuramente rende meglio per quanto riguarda i colori. Utilizzo stesso il pennellino all'interno che trovate all'interno della palette. E lo vado ad applicare qui sull'arcata. È vicino al condotto lacrimale. Ok. Poi con un pennellino da sfumatura, io utilizzo questo qua, The Real Technique del set occhi che... Oh, Madonna. E lo vado a sfumare. Io per la sfumatura, vedete, guardo un punto fermo e inizio a sfumare l'ombretto, il prodotto e vado a calcare nella piega. In questo modo. Per non creare, vedete, questo stacco netto tra i due colori, vado a prendere Naked, che è un beigiolino matte. E vado a fare questa operazione proprio così. Mi fa come colore da transizione, diciamo. Mi truccavo anche i capelli. Ecco qui. Adesso per la palpebra mobile vado a prendere Toasted e lo vado ad applicare col dito. Il colore picchiettato in questo modo risulta anche più intenso. Ecco fatto. Adesso vado a prendere una matita eyeliner fatta, diciamo, in questo modo. Queste qui sono quelle lì in tipo gel. Ad esempio, questa è dell'Absolute New York, però la fa anche la Essence, mi pare, Gel Effect, una roba di queste. E vado a tratteggiare una linea leggerissima che serve solo a dare forma all'occhio. Non proprio una riga di liner, veramente dovete fare dei trattini in questo modo. Vedete? Dà proprio una forma all'occhio. Così. Ora vado a prendere il mascara di Kiko. Questo qui è l'Extra Sculpt Volume Mascara. Perché questo qui, diciamo, è un mascara che allunga e incurva le ciglia. E vado ad utilizzare come primo step
questo mascara. Dopo questo qui di Kiko vado a prendere il Perversion Mascara della Urban Decay e vado, questo dà più volume rispetto a quello Kiko che me le allunga e me le incurva, ed è extra extra black. Vado anche sotto. Ecco fatto. Dopo andremo a passarci, a fare un'altra passata. Aspettiamo che si asciuga per dare un effetto più voluminoso alle ciglia. Adesso vado a prendere una matita rossa, cioè questa non è molto rossa, diciamo, è tipo un rosso ciliegia, però io non sono la tipa che abbina le matite perché comunque mi serve solo come contorno, mi disegno solo il contorno come guida per poi andare a passare il rossetto o la tinta. E vado. Comunque questa qui è della Collection Professional ed è la 19 Cherry Marmalade. Non faccio neanche vedere perché mi serve solo come linea base. E poi vado a prendere questa tinta di MAC che è la Fashion Legacy, che sinceramente io ancora non ho capito se mi piace o meno, vi sono sincera raga, perché ci sono tante tinte in commercio e spendere 24 euro per una tinta che non è wow, non so se consigliarvela o meno. Io l'ho pagata poco perché l'ho trovata al banchetto magico, però mi metto nei panni delle ragazze che la vogliono acquistare e spendere 24 euro. Onestamente, secondo me in commercio ci sono delle tinte migliori. La sto provando, però per ora non è che mi fa impazzire, diciamo, il colore dura, però una volta che andate a mangiare un po' sbiadisce. Se ci andate a fare una leggerissima passata per riprendere, insomma, il colore, se ne cade un pochettino a pezzi ed è bruttissimo, dato che comunque è un colore molto molto acceso. L'applicatore è ottimo, ora vedrete. Come potete vedere, il colore è già bello pieno dalla prima passata. Il problema è la resa di questa tinta. L'applicatore è molto facile, vedete, vi dà la precisione perché è fatto tipo a cuore. Però non so se mi piace onestamente questa tinta. Non mi distraggo perché ora viene la parte più difficile per me, perché io me le ridisegno le labbra, non ce le ho così grandi come avete potuto notare. Fatto, come vedete il colore è stupendo di questa tinta, veramente bello. Mi tolgo questi cosi che sembra una cretina. È veramente bello, è intenso, corposo. Il problema, vi ripeto, di questa tinta è la resa. Mi piace, adoro la combinazione occhio nude con questa tinta bella carina. Spero comunque di
insomma, vi ho dato uno spunto per un prossimo trucco. Non è proprio come quello che vi ho postato questa settimana scorsa, come il trucco nudo, perché non ho utilizzato Toasted, ma ho utilizzato un altro colore che non mi ricordo, però avevo voglia di fare questa combinazione così con questo rosino, sheer e il marrone sfumato. E niente ragazze, mi scuso se mi vedete un pochettino bianca, fatemi sapere come vedete insomma, l'applicazione dei prodotti, perché poi vi ripeto, vi metterò delle foto che si vede meglio il trucco. E nulla, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!